su un bellissimo progetto sulle terre comuni. E cioè noi, su sua idea, abbiamo iniziato a fare qualche mese prima dello spettacolo, non mi ricordo più che roba era, una raccolta di interviste a delle persone di Manziana e dintorni, soprattutto persone anziane, che avevano avuto a che fare con le storie che volevamo raccontare. E le storie che volevamo raccontare erano storie legate a una cultura contadina che entra in contatto, a un'economia contadina e spesso di sussistenza, che entra in contatto invece con un'economia fatta di illusione, che è quella del cinema. Tutto inizia in un treno, però, nel lontano 2001, quando io, tutto inizia per colpa di un treno, per colpa di una mappa e per colpa di, sempre del Pelloni, che si era comprato il GPS e non lo sapeva usare, mentre io lo sapevo usare, e quindi mi chiede di andare da lui a insegnarmi come funziona il GPS. Io prendo questo treno, dovete sapere, che è sulla ferrovia che noi tutti conosciamo, che è stata inaugurata da Garibaldi. La ferrovia che porta da Viterbo a Roma è stata inaugurata da Garibaldi e sicuramente andava alla stessa velocità del 1840. Garibaldi, quando inaugura la stazione di Viterbo, è già claudicante perché è già vecchio. Lui arriva a Viterbo vecchio, soffocante, con due stampelle. C'è chi dice che in piazza del comune a Viterbo ci fossero 5 o 6 bande che suonavano contemporaneamente l'inno di Mameli. Quindi era altro che la macchina di Santa Rosa. Chi conosce Viterbo sa che cos'è la macchina di Santa Rosa. Ma la cosa più interessante era immaginare, io mi sono immaginato che queste